50 anni, sono tanti, ma sono i secondi 50 anni oggi che iniziano per una nuova era. Festeggiamo quello che è già stato. Parliamo prima con il papà, con Antonio, contento ovviamente. Sicuramente contento perché diciamo forse porto a compimento tanti sacrifici fatti da papà, che ci credeva, infatti sono emozionato, non era mio padre sinceramente, quindi diciamo che se oggi fosse qui sarebbe felicissimo vedere diciamo le novità, tutto quello che abbiamo fatto, perché da via Napoleone Battaglia, dove avevamo l'azienda prima, oggi ci siamo trasferiti già da un bel po' di anni, dal 99, in un altro sito e abbiamo fatto veramente grandi progressi, cioè la nostra azienda è cresciuta, ritengo che sia una realtà importante nel panorama olivicolo locale e non solo. Io devo ringraziare, per esempio oggi sono presenti tanti miei clienti di olio che comprano olio da me, clienti importanti, aziende importanti che hanno un nome a livello nazionale, quindi in effetti per me è veramente un grande successo vedere qui sia i clienti, diciamo gli agricoltori, ne sto vedendo tantissimi, nonché anche diciamo le collaborazioni per la vendita del prodotto, perché se non avessimo collaborazioni, quindi persone che credono in noi, nella nostra attività, chiaramente non staremmo qui. Questa è una sera particolare, c'è alle nostre spalle il primo intervento, quindi c'è la, parliamo di degustazione, ma oserei dire più che altro è il sommelier dell'olio, quindi praticamente far conoscere e degustare l'olio. Poi ci sarà un convegno che si approfondiranno le materie inerenti a quello che è l'olio, l'agricoltura, l'enogastronomia, poi ci sarà la parte ludica, quindi parliamo di assaggiare poi realmente quelle che sono le tipicità della nostra zona. Nicola, comunque a te spetta poi continuare ovviamente questa tradizione. Certo, è una grossa responsabilità perché, come diceva papà, 50 anni comunque sono tanti, si sono fatti tanti sacrifici e spero di poterne fare ancora tanti per portare l'azienda sempre più in alto. Un giudizio rapido su quello che è il mondo dell'agricoltura oggi, come si sta affrontando le problematiche, ovviamente ci sono tempi di crisi che ci condizionano anche. Purtroppo la crisi ci condiziona molto e sicuramente anche diciamo, le istituzioni, a mio modo di vedere, non vanno granché per migliorare diciamo, il mondo agricolo e tutto quello che c'è attorno al mondo agricolo. Io dicevo in una precedente intervista, dicevo che secondo me il prodotto, io lavoro nell'olio, quindi parlo dell'olio, parlo delle olive, le istituzioni, le organizzazioni di categoria del mondo olivicolo dovrebbero cercare in tutti i modi di far sì che il valore aggiunto derivante dall'olivicoltura debba rimanere qui in zona e non che debba essere portato in altri siti, vale a dire le olive non dovrebbero essere commercializzate al nord, ma dovrebbero rimanere qui anche per dare occupazione, soprattutto per dare occupazione, perché se le olive rimangono qui io posso far lavorare una persona in più, quindi le istituzioni, il comune, la provincia, la regione, il governo nazionale dovrebbero cercare di fare in tutte le maniere, tutte le operazioni necessarie, perché pretendono i soldini, ci tassano da tutte le parti e noi veramente non sappiamo come fare, cioè non è giusto che l'olio tal quale, il vero olio extravergine d'oliva, noi lo dobbiamo vendere a prezzi stracciati e magari al nord lo stesso prodotto, che poi lo spacciano per Toscano, per Umbro, il nostro prodotto venga venduto a 11 euro al litro, cioè è veramente assurdo e non si fa niente di niente per far sì che questa cosa cambi. Purtroppo siamo in Italia, dico io. Senta, chiudiamo questa prima parentesi e poi avremo modo di seguire la serata. Comunque, il ministro ha mandato un messaggio, quindi anche una punta d'orgoglio. Certamente, certamente, certamente. Ringraziamo il ministro che ha mandato un messaggio, perché tramite un amico, un agronomo, avevamo invitato anche il ministro che chiaramente per impegni, lo sapevamo sicuramente, non poteva essere presente, perché già in questo periodo gli impegni per i politici sono veramente tanti, problemi anche di crisi e quant'altro, quindi alla fine ringraziamo comunque anche del messaggio del ministro e così via. Presidente, oggi si festeggiano 50 anni di un'azienda che produce olio e olio, dicevamo, è uno dei primi
frutti di questa terra. Lei è presidente del consorzio, e com'è la storia, come siamo con la DOP Down? Guardi, io sono molto felice di essere qui e di essere stato invitato dall'amico Antonio Di Battista. Antonio Di Battista è una persona squisita, si trova in un territorio squisito, ha grandissima, ad altissima e grandissima vocazione nel comparto olivico-oleario, qua si produce l'olio della Peranzana. L'olio della Peranzana io penso che solamente gli imprenditori di questa zona lo conoscono, ma è un olio che è conosciuto in tutto il mondo. E la provincia di Foggia è una provincia molto particolare da un punto di vista delle produzioni olivicole, perché la DOP è stata divisa in quattro zone di appartenenza, quindi alto tavoliere con la Peranzana, basso tavoliere con la Coratina, subappennino con Coratina e Peranzana, un blend di queste due varietà, e più il Gargano, che è tutto la Nuova Garganica. Se all'inizio chi ha creato la DOP ci ha tenuto a dividere questo territorio in quattro zone, vuol dire che se le quattro varietà, le quattro o cinque varietà di olive che si coltivano in questa zona dovevano essere divise, perché tutte quante contribuiscono a valorizzare il settore olivicolo oleario con una qualità di olio che è unica in Italia, e ve lo posso dire per esperienza personale, è unica al mondo. Senta, parlavamo della DOP, sì. Quindi praticamente è il marchio, sì. A che punto siamo? Allora, il consorzio di tutela è nato 12-13 anni fa, è un consorzio importantissimo. Gli obiettivi del consorzio sono solo quelli di tutela e valorizzazione, non fa mercato, non fa marketing. Quindi è opportuno che a questo consorzio, oltre ai tantissimi imprenditori, trasformatori e imbottigliatori aderenti, facciano parte tanti altri imprenditori agricoli della zona che coltivino olio, che coltivino olive, quindi per essere trasformati in olio. Il consorzio si mantiene solamente, non percepisce contributi comunitari, non percepisce contributi dallo Stato italiano, si mantiene unicamente dalle quote di partecipazione degli imprenditori, però fa un'opera di tutela e di valorizzazione importantissima per far conoscere questo prodotto. Perché se questo prodotto non viene conosciuto, non viene promosso a livello nazionale, a livello internazionale, purtroppo il prodotto rimane sempre qua. Chi specula saranno sempre le stesse persone. Ultima battuta, ovviamente parliamo di Daunia, Capitanata, provincia di Foggia, l'agricoltura, sì. Primo argomento per continuare a esistere, perché purtroppo i tempi di crisi sono quelli che sono, l'industria praticamente non va, quindi puntare sull'agricoltura e turismo. Certo, bisogna puntare sull'agricoltura, ma non solo da un punto di vista culturale, perché la provincia di Foggia, diciamolo francamente, è un territorio solamente a vocazione agricola. L'abbiamo visto negli ultimi 30 anni, 40 anni, tutte le aziende, grosse aziende che sono state inserite nel nostro territorio, sono state smantellate, sono chiuse tutte quante, quindi io nella provincia di Foggia vedo solamente agricoltura e turismo, non vedo altro, proprio per l'eccellenza dei prodotti che si producono in questo territorio. Ultima battuta ovviamente per i 50 anni di questa azienda, quindi parliamo anche un po' di quella che è la festa, 50 anni sono tanti, e soprattutto poi per lo sviluppo futuro anche per i giovani. Nicola è il figlio di Antonio, quindi continuerà lui il lavoro del padre, del nonno e quant'altro. Ecco, un suggerimento oltre che un augurio per i giovani. Certo, allora guardi, l'ho detto poco fa all'intervento che ho fatto al convegno. Antonio Di Battista è al centro delle tre generazioni, lui ha ereditato indubbiamente tanto dal padre. Il figlio ha ereditato tanto da lui, però il concetto di sviluppo dell'azienda deve essere diverso. Ormai si vende in rete, quindi bisogna fare in modo, mentre noi ci siamo caricati la borsa nella macchina e giravamo per creare il nostro mercato, adesso la vendita del prodotto olio, ma di tutti i prodotti dell'agroalimentare trasformato va fatto anche in rete. Oggi come oggi è il momento della rete, quindi i ragazzi, forse noi oggi di informatica, di elettronica, di rete ne capiamo poco, però i ragazzi, io vedo i miei figli che ne capiscono tanto, quindi diciamo se i ragazzi di adesso cercano di crearsi il mercato nella maniera giusta via internet, indubbiamente risparmiano e hanno molte più soddisfazioni. Presidente, la Peranzana è una qualità di oliva
che si produce anche in questa zona di Lucera, anche se poi in effetti è il nord del Tavoliere. Ecco, perché Peranzana, quali sono le qualità di questa oliva e poi soprattutto siamo in una festa, poi parleremo anche di quello che è l'argomento di questa sera. Ecco, la Peranzana, il consorzio nasce per valorizzare questa qualità, perché nasce ovviamente a San Severo. A Torre Maggiore è nata a Torre Maggiore perché Torre Maggiore è il centro della Peranzana, cioè l'agro di Torre Maggiore, nell'agro di Torre Maggiore la Peranzana è l'oliva autoctona che copre tutto il territorio. Non so se. Di conseguenza perciò è nata a Torre Maggiore, che poi prende San Severo fino alle pentici del Gargano, prende San Paolo fino al limite del Fortore, perché poi arriva sul Serra Capriola, che è un altro tipo di oliva, e poi prende verso Lucera l'ultima parte del territorio, e quindi è il comprensorio con il centro Torre Maggiore, San Severo ovviamente, Torre Maggiore e San Severo, che hanno la maggior parte del territorio impegnato con questa cultivar autoctona, nel senso che praticamente si pensa che è stata portata dalle nostre parti tra il 1200 e il 1400 dell'era moderna. Attichi Tobina, Arnigni Tobina, è un'oliva torgida, non è il coso, si adatta bene a questo tipo di coso e produce un olio completo nella sua interezza, nelle sue componenti più importanti, sia nelle componenti di tipo chimico-fisico, sia nelle componenti di tipo organolettico. Tant'è che, dicevo io già nella conferenza, era apprezzato fin da quando è conosciuta in tutta Italia, e adesso stiamo cercando di espanderla in tutto il mondo. Ci sono già delle aziende che esportano, e esportano anche molto bene, ma il problema del consorzio più di tutto è quella lì di cercare di unire la parte produttiva con la parte di trasformazione, cioè creare una filiera continua fino alla commercializzazione del prodotto, lasciando però l'indipendenza a ciascuna azienda di poter crescere secondo quelle che sono le proprie iniziative e disponibilità, ma imponendo attraverso disciplinari, attraverso controlli, una qualità che sia il più possibile regolare nel corso, nel corso della vita dell'olio che si va a produrre. Senta Presidente, nasce fondamentalmente come oliva da tavola, poi? Questa è una cosa particolare, nasce come oliva da olio, però adesso è un po' cambiato il sistema di putatura. La puta veniva fatta un anno sì, un anno no, oppure ogni due anni. Nella puta veniva tagliato parecchio, e allora la produzione di olive per albero era inferiore rispetto a questo, e quindi l'oliva era più grande. Siccome era un'oliva torgida, i nostri nonni, le nostre nonne mettevano in salamoia mature, le mettevano in salamoia, e veniva fuori un'oliva da tavola veramente eccezionale, che è molto gradita. Questa cosa pian pianino è stata ripresa e portata a livello, diciamo, di, non dico industriale, ma di medie e piccole aziende di trasformazione, tipo per esempio l'azienda Darius di Lucina la utilizza, l'azienda di Facilongo la utilizza, infatti loro fanno parte del consorzio anche per questo motivo qui, perché li trasformano, operano nel territorio, in questo territorio, è un'oliva molto gradita,
e di conseguenza è molto utilizzata. Quindi la sua trasformazione completa in un'ilva da tavola è dovuta a questa motivazione. Adesso si tende a modificare il tipo di produzione, cioè se si fa l'oliva da olio si tende a putare meno gli alberi per avere in continuità nell'anno, negli anni una produzione di olive tale che permetta di fare un olio e dare remunerazione, e invece specializzare altre olive, altri oliveti in olive da tavola, facendo delle opportune potature in modo tale che avvenga ad una certa dimensione e più possibile tutto uguale. Presidente, lei è stato molto esauriente nel presentare. Noi invece chiudiamo con una richiesta. Secondo lei a che punto è la situazione agricola delle nostre parti, quindi la Daunia, come sta soffrendo anche il momento di crisi? Questo, se lei mi fa questa domanda, credo di essere un po' duro. Non stiamo bene. Noi, cioè, tutta quanta la filiera è completamente staccata, cioè non è unita. La filiera significa continuità, no. Non è completamente distaccata. L'agricoltore va per conto suo, il trasformatore per proprio conto, la commercializzazione viene fatta fuori, ma più di tutto siamo rimasti con una mentalità che è secolare. Noi siamo abituati a produrre, non a trasformare, dando il valore aggiunto agli altri. Quindi bisognerà dare un consiglio. E allora il consorzio è nato proprio per questa motivazione, cioè legare, fare il più possibile la filiera unita in maniera tale e cercare di migliorare sempre più la qualità, incentivare attraverso ricerca, attraverso interventi diretti, attraverso disciplinare, proprio per cercare di modificare questo che è stato un discorso secolare che non può essere più mantenuto. Teniamo presente che dalle altre parti, in altre regioni è stato fatto e ci sono riusciti. Noi avremmo dovuto iniziare, come ho detto nel convegno, già dagli anni 80, perché già dagli anni 80 si è cominciato a presentare questa necessità, però stiamo sempre a discuterne e mai a darci da fare. Senta, chiudiamo con gli auguri a un'azienda che oggi ha compiuto 50 anni, che praticamente sì, è importante il raggiungimento di 50 anni e poi non si ferma qui, la tradizione continua. Io credo di sì, io dico sempre che tutti si dicono, ma qui non abbiamo industria, abbiamo l'agricoltura. L'agricoltura è un'industria, cioè invece di produrre cuscinetti, alberi motore, noi produciamo un prodotto che è un prodotto alimentare, che sarà sempre essenziale, cioè non possiamo prescindere da quel prodotto, perché altrimenti finisce il mondo, moriamo tutti, insomma, senza alimentazione si muore, non so se è chiaro. Di conseguenza è estremamente importante che noi la facciamo divenire, cioè ci comportiamo e evolviamo, facciamo in modo che l'agricoltura evolva in maniera tale come è evoluta l'industria nel corso dei secoli. Questo è il conto,
a voi, signori. Un'altra, la bambina, certo. Oh, festa doc number one, il tuo di Battista. For president.